Buongiorno. Allora, oggi, se Dio vuole, se non ci sono altri imprevisti, tipo adesso che mi sono dimenticato una cosa dell'action camera, faremo un giro in bicicletta. Vi porto a fare un giro in bicicletta. Allora l'idea è quella di fare il naviglio pavese, partendo ovviamente da casa mia, da Zinasco, in provincia di Pavia. Quindi, come detto, ci facciamo la ciclabile del naviglio, arriviamo a Milano, buongiorno, e andiamo a vederci la mostra di auto e moto elettriche che sono in mostra all'aperto al Duomo di Milano. Quindi raga, let's go! Abbiamo appena passato Villanova d'Ardenghi, che si trova di là in fondo, e noi adesso proseguiamo per la strada del Lungo Ticino, ovvero la strada che è quella anche della Via Francigena, il percorso dedicato alle biciclette. Comunque qui vedete, già questo è un paesaggio campagnolo molto ma molto carino. Ciò comunque spero ovviamente di non bucare. Con me dietro ho portato le toppe per la camera d'aria, però non ho dietro la pompetta per poi eventualmente gonfiare la camera d'aria, perché mi sono messo a cercarla all'ultimo e non l'ho trovata. Per cui se mi capita una frattura sono comunque fregato. Ragazzi, appena passato Villanova d'Ardenghi inizia questo scorcio appunto di campagna, come potete vedere è uno scorcio di campagna molto bello, molto suggestivo. Come detto è un tratto lungo la Via Francigena ed è il tratto del Lungo Ticino ed è praticamente la strada più panoramica per raggiungere Pavia, facendo comunque una strada poco trafficata. Prima tappa di oggi raggiunta, siamo al Parco Wool di Pavia. Quella è praticamente la rotonda da cui sono arrivato. Se fossi girato, se avessi girato a sinistra piuttosto che andare avanti, avrei fatto il Ponte dell'Impero, ma sarebbe stata una strada molto trafficata. Noi invece tiriamo dritto, adesso sono entrato un secondo qui nel parco, e andiamo verso il Ponte Coperto. Non siamo più così tanto isolati, per cui ci rimettiamo sulla mascherina. Comunque, come potete vedere, siamo in zona ponte coperto. Ed ecco che, pedalando, pedalando, siamo giunti alla seconda attrattiva di questo giro, ovvero il castello di Pavia. Fuori, come potete vedere, fa la sua sporca figura.
dentro è un'inutile rovina. Ottimo, proseguiamo. No vabbè, scherzo, non è un'inutile rovina, ci fanno sempre un sacco di eventi. Comunque venite a darci un'occhiata se vi interessa. Inizia ufficialmente la nostra ciclabile. Da questo tratto cominciamo a costeggiare il canale. Ecco, qui inizia un tratto abbastanza brutto dove sullo stesso tratto possono transitare macchine e i cicli. Ok, passato un attimo la confusione della città, adesso la ciclabile diventa molto più percorribile e molto più sicura. Piccolo errore di oggi, non mi sono portato dietro la borraccia dell'acqua e vabbè, sopravvivere un po' alla sete. Guarda te questo tratto stupendo. Bello, molto bello. Qui i più alti devono stare un attimino attenti perché rischiate veramente di spaccarvi la testa. Ok, da questo punto in poi la ciclabile diventa un lungo e quasi noioso rettilineo. C'è ancora un punto di interesse che è la Certosa di Pavia, che fra poco vi faccio vedere. Ragazzi, Certosa di Pavia. Non posso entrare dentro perché non ho modo di lasciare custodita fuori la bicicletta, quindi accontentatevi. Ve la mostro comunque un pochino meglio, dai. Proseguiamo. No, raga, qui fanno i corsi di canoa, voglio troppo provare. Milano 14,5 km, Zibido San Giacomo 3,5. Dai, siamo quasi arrivati. No, non è vero, siamo a metà. Allora, piccola deviazione, siamo qui all'altezza di Binasco. Là è possibile uscire dalla ciclabile perché qui abbiamo il McDonald's e io, siccome sono un pochino corto di liquidi, mi fermo a prendere qualcosa da bere. Fatto, piccola pausa, cambio la batteria della mia Victure e ripigliamo il viaggio. Ci siamo quasi. Fantastico. Ora però in direzione Duomo.
ragazzi, ce l'abbiamo fatta, è stato però un mezzo incubo raggiungere qui il Duomo di Milano, perché il navigatore mi stava facendo fare delle strade un po' assurde, però eccolo lì. Ora ci guardiamo due macchinine e andiamo a mangiare qualcosa. Special time. I don't think we have like funny sounding words. Abbiamo finito di vedere le macchinine e adesso cerchiamo un posto dove mangiare, oppure vado a casa, decido un attimo. Per fortuna che siamo quasi arrivati.